partita difficile parlare di cosa succede. Noi proviamo tutto, oggi perdiamo. Mi spiace tanto perché è perso alle file, quindi la squadra gioca con cuore e non c'è risultato. Questo mi male tantissimo, non lo so. Noi adesso ancora proviamo al futuro per vincere tutte le partite, chi si può vince l'anno prossimo quando arriva il nostro amico. E aspettiamo un bel derby. Goran, tu sei l'emblema di chi ci crede sempre. Non capito. Tu sei quello che dà sempre la carica alla squadra, che li spinge. Quanto pensi che il tuo atteggiamento, cioè se tutti fossero così come te, i compagni, cioè vuol dire quanto può cambiare, quanto può influire al fine di un risultato finale, onestamente? Perché poi vedo entrare con Cagranari con un certo ritmo, vedo entrare qualcuno di voi in un certo modo e altri no. Cioè, non lo so, però qui uno si domanda. Ma io già qua tanti anni, Biella c'è il mio cuore, ho già detto 100 volte, io provo tutto per svegliare il nostro pubblico e noi, i compagni. I miei compagni. Così, anche io già stanco. Perché non c'è risultato. Ma attorno, cioè, i tuoi compagni si rendono conto della situazione, nel senso che, voglio dire, l'ultima posizione, cioè, che mi sembra che poi la lucidità ce l'abbia tu. Sì, tanti capito, tanti no. Ah, ecco. Questo c'è un problema generale in Biela, no? Ma non solo in Biela, c'è in tanti club che c'è ogni anno budget meno, perché sì, ogni anno si cambia tanti giocatori, quest'anno si è cambiata tutta la squadra, questo è il problema, perché loro, chi arriva in novi, serve un tempo per sentire cosa, capire come questo posto, chi vive con basket. Cioè tu dici che forse cambiare tutta la squadra a gennaio, cioè partire a gennaio con una nuova squadra. No, questo è un problema generale. Ho detto quelli che cambiano tante volte, sì. Non hanno il tempo di capire dove sono e non capiscono come Biella vive il basket. Quando stai due anni, tre anni in stesso posto, capire cosa. E cambiando il budget, sì, passando il budget, non puoi tenere quelli. Noi ogni anno, tutti quelli che arrivano, ogni anno arriva nuovi stranieri, si cambia. Capito? Sì. Però sai, quello non è solo Biella, sì, questo è un problema di tutti. Cioè, guarda quanto è Granaro, hanno problemi. Sì, è questo problema. Questo guarda chi squadre state insieme. Cioè, non mi riferisco a come tu ci metti l'anima in campo. Mi riferisco al fatto che dici, cavolo, mentre Granaro pare che comunque questo problema anche gli stipendi, dico bene, sì, ma quando si. Giusto? No, io ti ho detto, quando si. Io ho parlato con Amoroso, mi ha detto adesso loro recuperano tutto. Non so, per non terminare, mi ha detto. Ma io no, quando io gioco anche me penso, no, mio compagno, nessuno pensa di soldi. Perché noi giochiamo basket, e anche io quando gioco in casa gioco a basket, non per soldi. In generale io stai qua per soldi, ma quando gioco si non pensare per soldi. Questo è normale, per me non lo so per altri, ma cioè, per me ci vorrei giocare, sarebbe pensare così. Io ho pensato tutta la mia carriera così, ho fatto una carriera. Mi spiace per tutto, ma come io dire sempre, io sto sempre positivo, anche stanchissimo, ma positivo. Grazie a tutti, grazie ai tifosi, grazie a tutto il Paraseto, chi è stato positivo alla fine. Ci vediamo contro i nostri amici.
prossima settimana.